Salve a tutti! Qui ad Ad Astra sono le ore 13:38 di martedì 5 maggio 2020. Oggi non ci sono novità di cui parlare, però ho letto il mio oroscopo del giorno e dice che oggi avrò molta fortuna, speriamo bene. Devo parlarvi anche di questa cosa, in effetti. Oh, accifuffoli, dovevo limitarmi alle notizie vere, invece di mettermi in imbarazzo di fronte a tutta l'isola. E con questo torno al mio lavoro, sostenervi e farvi amare la nostra isola sempre di più. Let's go! Bentornati, ovetti, su Animal Crossing New Horizons! Allora, nello scorso episodio abbiamo incontrato un'altra volta Castorino e... basta? Diciamo di sì. Però, come ha detto Fuffi, volevo in effetti parlarvi dell'oroscopo. O meglio, di un certo evento che poteva accadere nei vecchi Animal Crossing, che riguardava un certo personaggio il cui nome mi sfugge, che dovrebbe essere Caterina, qualcosa del genere. Praticamente c'era un modo per sapere, com'è che si dice, qual era il vostro oggetto fortunato nel gioco per avere più fortuna. In effetti c'erano anche... dove stanno i cosi di riso? Eccoli qua, perfetto. C'erano anche dei quadrifogli da trovare in mezzo all'erbaccia, solo che è una cosa che a quanto pare hanno rimosso, quindi non saprei più cosa dirvi. Però sì, c'era un modo per sapere qual era il vostro oggetto fortunato, c'era un modo per sapere se avevate una giornata fortunata o sfortunata, eccetera, eccetera, ok? Solo che questa cosa non sembra esserci in questo Animal Crossing ed è un gran peccato. E sì, sta ancora piovendo! Perché piove sempre? Non lo so neanche io. Io, seriamente non lo so. Allora, abbiamo un bel po' di cose qui. Ho comprato tanta roba. Prima di tutto Castorino, come a bocca Tonks, il mio compare è così veloce a lavorare che abbiamo già terminato la tua spigola. Te la invidieranno tutti. La tua vita di pescatore cambierà da così a così, gnac gnac. Vi ricordo che abbiamo donato 3 spigole per una statuetta di spigola. Comunque, ho preso un bel po' di roba perché oggi sistemeremo un po' l'isola, anche se sotto la pioggia. Ok, quindi KK Samba. Aspetta, ho sbagliato. KK Samba. Poi, se non sbaglio, dovrei aver preso anche il Godzilla, insomma. Quindi adesso vediamo un po'. Però, sì, piano piano prenderò tutto sedia a sdraio. Perché, oh sì, mi avete detto in molte persone: ehi Tonks, manca un'area sulla spiaggia. E quando è vero che non ho delimitato ancora un'area sulla spiaggia, perché non farlo? È un'ottima idea, quindi grazie mille a chi me l'ha consigliato. E apriamo tutti quanti i doni. Abbiamo una replica di spigola che voglio controllare, tanto perché mi va. Ok, è semplicemente una replica della spigola. È fatta molto bene, però. Poi abbiamo un altro regalino, sempre che ho comprato. Eccola qua, la statua di Most... ah, Teo. Ok, dicevo, la statua di mostro, che molti hanno rossa. Perché ce l'avete rossa? È perfetta così, no? Molto ominous. Comunque la adoro, è stupenda e la terrò così, ok? Sono molto fortunato ad averla di questo colore, quindi non mi lamenterò mai. Ehi, c'è un fossile là sotto. Poi, vediamo, KK Samba, sì. Regalino, una porta da calcio. Chissà cosa voglio fare sulla spiaggia oggi, vero? Poi, un lampione, perfetto, sedia a sdraio. Abbiamo un bel po' di cose da fare oggi, quindi non preoccupatevi. Però, cabina di prova, ok, le cabine di prove, non so se metterle in effetti in spiaggia. Ha senso, tra virgolette, perché... aspetta, c'è Volpolo? No, non c'è Volpolo. Va bene, pazienza, dicevo... sì, avrebbe senso perché bisogna cambiarsi il costume. Però dai, c'è un'altra volta lì, come si chiama? Lui, insomma. Perché non ho mai Volpolo in casa? Sull'isola. Vabbè, non lo so neanche io, ok? Seriamente non lo so. E ho deciso di spostare questi due alberi perché voglio fare un'altra zona qui. Una mini piazzetta, se vogliamo chiamarla così. Però lo faremo più tardi. I fossili, come già dovreste sapere, li prenderò off camera perché li abbiamo già presi tutti quanti. Che gioia avere almeno finito una cosa. Non è che è spuntata una... Peccato. Stavo sperando in una... com'è che si chiama? In un giglio nero, perché voglio gigli neri, ma ahimè, ahimè.
Riuscirò forse magari nei prossimi 7 anni a prendere un Celacanto on camera, eh? Parlando di on camera, ho alla fine deciso quando sarà il momento di interrompere la serie. E quando è vero che... non vi dirò quando è, ma dovreste poterlo immaginare visto che questo è l'episodio 49. Oh, che cos'è quello grande? Potrebbe essere una spigola. È sicuramente una spigola, ma a tentar non nuoce magari un Celacanto. Dicevo, sì. Alla fine... perché non saprei cos'altro fare, va bene? Potrei seriamente spremermi e fare qualche altra cosa. Vediamo, ok? Vediamo. Se abbiamo cose da fare, la serie si continua. Se abbiamo cose da non fare, è una spigola ovviamente, la serie si interrompe e farò come ho detto, ossia farò solamente le cose principali. Ciao Gerride. Ok, là c'è un altro fossile, perfetto. Ah, giusto, devo andare a controllare il negozio perché è una cosa che faccio spesso e volentieri e devo farlo perché sì. Inoltre con tutta la pioggia che ci sta in questo periodo, nel gioco intendo, non riesco mai a vedere il cielo notturno e quindi niente stelle cadenti e quindi niente frammenti. Ah, allora, oh, che piacere, ok, allora, questa è carina, cosa è? Una sedia per bambini? Sì. Non costa niente, la prendo, tanto perché mi va. Grazie. Poi abbiamo, no, ce l'ho già, questa è una viola da lusso? Violoncello, che costa... Ok, allora, perché il violino di lusso, e il violoncello costano così tanto? Non lo saprò mai, ma non importa. Questi sono libri? No, no, coppia di ferma libri, che hanno già dei libri all'interno, ma va bene. Dovrei prendere dei libri, ok? Quindi, allora, vediamo un po'. Caruccio? Ma no, grazie. Direi che sto... Ah, devo ancora prendere il crono... Vabbè, pazienza. No, niente di troppo interessante. Il pavimento di legno sembra caruccio. Lo prendo solamente perché potrei metterlo come pavimento della sala legno ferro. Ma non importa. Ti ringrazio. Ok, perfetto. Quindi andiamo a sistemare un po'. Niente, perché devo ancora controllare le sorelle Ago e Filo. Chiedo scusa, ma è un rituale, ok? Se non andate nei negozi come prima cosa della mattina... in questo caso del video, ma non importa. Non so cosa dirvi. A me piace davvero un sacco andare qui. Ho visto la felpa galattica, che non voglio. Però non importa. Allora, Agostina e Filomena, mia adorata, cosa vendete oggi? Vediamo un po'. Mia adorata Filomena, la temperatura si alza sempre di più e l'estate è dietro l'angolo. Meglio indossare dei miei grembiuli estivi. Senza dei, i miei grembiuli estivi. Ah, quanto adoro Filomena. Allora, cosa abbiamo qui? Non credo di cambiare abito per adesso perché mi piace molto l'abito da chef. Oh mio Dio! Esiste! Esiste la giubba da moschettiere! I tre moschettieri sono 4, perché sta quel riferimento bene. Abbiamo anche le cose di Harry Potter! Ok, allora. Più tardi le prenderò di sicuro. E stavolta non è... oh, Tonks prenderà più... No! Più tardi le prenderò di sicuro! Perché dai, abbiamo i cappelli da moschettiere, ora abbiamo anche la giubba da moschettiere. La toga da laurea la voglio perché è Harry Potter, quindi... questi sono bamboline, quindi no. Fedore, cappello con cuffie. Qualche cosa... dai, scarpe. Ah, peccato. Ci ho sperato un'altra volta nelle scarpe della tuta potenziata, ma ahimè, ahimè. Però, oh, c'è anche il vestito fragola. Nice. Molto, molto nice. Corvo nero. Ok, no, non adesso, però, come vi ho già detto, sono belle queste toghe, seriamente molto belle. Ok, direi che posso andare. La giacca di nylon, idem per altre cose, dovrebbero essere della stagione, tra virgolette, nel senso che sono nei manichini e quindi sì. Però, sì, bellissima cosa che ci risigano le cose da laurea, che abbiamo mancato, se non sbaglio, l'altra volta, perché non le ho più comprate. Però, sì, cosa molto, molto, molto bella. Allora, cosa abbiamo qui? Tenerina è a casa? No, Tenerina, mia adorata! Che bello che tu sia qui, Tonks. Parla con me. Mi chiedo come siano i miei genitori. Forse dovrei chiamarli. Ok, abbiamo qualcosa da dare a Tenerina? Oh mio Dio, sì! Che succede, Lagna? Ho qualcosa da darti. Wow, davvero? Voglio darti la sediolina per bimbi. Caperini, vuoi davvero darmi una sediolina per bimbi? È un insulto, tecnicamente. Merci, ultimamente mi era venuta voglia di comprare qualcosa del genere. Credo che il tuo regalo trasformerà il mio pied à terre in meglio, ovviamente. Tieni, vorrei che in cambio accettassi un mio gilet da barista. Gilet da barista? Ok. Proviamo un po' questo gilet da barista. Oh là là!
Ah, ok, e sì. Vabbè, ci sta. Ci sta davvero tanto bene con quello che abbiamo, no? Noi abbiamo il gelato da barista nero, se non sbaglio, però. Vabbè, pazienza. Ora, oh, quante erbacce sono... No, no, via. Via, via, via. Le erbacce sono cose brutte. Almeno per la mia isola, poi, non so, per le vostre. Il fatto che però non ci sia mai Volpolo mi dà un fastidio che non immaginate. Ah, ho scelto anche cosa mettere qua sopra. Sì, insomma, potrei far continuare la serie per ancora un bel po'. Perché, sì, ho scelto molte cose. Questa zona è quasi completa. Visto che ho fatto bene a lasciare questo passaggio aperto per i fossili? Visto? Ok, ora mi sento molto più calmo dopo che ho scoperto che... Ehi, alla fine ho deciso di fare la cosa giusta. Dunque, prendiamo un attimo questo. Cosa è la bottiglia di oggi? Vediamo un po'. Bottiglia con messaggio da Lilla. Una panchina da giardino! No, come lo conosco già questo schema fare a te? Come lo conosco già questo schema fare a te? Aspetta, aspetta, in ordine. P... E, G, K, L, P. P, P, Pa. Pa, Paio, Paio. Panchina da giardino, ok, ce l'abbiamo allora. Ok, è vero che me l'hanno regalata, ma non ricordavo me l'avessero regalata. E questa mi serve proprio per una cosa che voglio fare oggi, quindi grazie mille, ok. Oh, molte persone cercano la panchina da giardino perché è carina. E in effetti lo è. Lo è, assolutamente lo è. Mella, mia cara, come va? Spero bene, perché non ti vedo da un bel po'. Bella, tutto a posto? Ehi là, Tonks, a volte anche delle pop star piace stare a casa. In questo periodo, per forza, vorrei parlarti. Non so perché, Tonks, ma la gente mi riempie di volantini, cioè tipo una valanga. Non riesco a dire di no, perché penso sempre che magari un giorno potrebbero tornarmi utili per fare rane di carta. Quindi ho un sacco di volantini nei cassetti e negli armadi, e a volte anche nelle tasche. Ok, qualche volta di queste, io non sono per niente la persona più adatta a insegnarvi a fare origami, ma voglio insegnarvi a fare origami. So fare... Vabbè, ovviamente, a parte la barchetta, perché tutti quanti sanno fare la barchetta, vorrei insegnarvi a fare il cigno, lo shuriken, quello lo so fare perfetto. Che altro so fare? Il giochetto quello là... Oh mio Dio, devo sistemare questa zona! Mi ero completamente dimenticato di questo robo strano che ho provato a mettere qua. Chiedo scusa, lo sistemerò... più tardi, però sì, shuriken, barchetta, cappello, perché non ci vuole niente. Il giochetto quello che fate 1, 2, 3, 4, qualcosa là. Che altro so fare? Basta. Ah, e il cigno è quello che non si muove, ma lo devo dire tanto perché magari, gnè. Ok, allora, altra erbaccia, bene. Direi di cominciare. Cominciamo con la zona marina, che non è tanto zona marina perché devo aggiungere solo due cose. Allora, ho deciso... di spostare questo, e dovrebbe andare, sì, perfetto. Ho deciso di spostare alcuni alberi, perché adesso, indovinate un po', le porte da calcio le metterò in spiaggia. Perché ha senso, non avrei altro posto per mettere una cosa, chiamiamola semisportiva, quindi la metto qua. E poi vedremo il resto, quindi, porta da calcio. Magari non qui, ok. Voglio che siano vicine, non troppo vicine. Quindi vediamo un po'. Qui... Oh mio Dio. No, al contrario. Ah, dannazione. Perché vi girate nella maniera strana? Ok. Ok, adesso. Non sono per niente allineate, ma... devono essere anche un po' più separate, quindi va bene. Uno. Due. Ok, e... due anche qua, sì. Uno. Due. Dovrebbe andare abbastanza bene se metto una palla non al centro, ma qui. Abbiamo la palla da spiaggia, l'ho appena raccolta, vero? Sì? Sì, palla da spiaggia! Ecco qua, perfetto. Mi sembrava carina l'idea di mettere qualcosa qua. Molte persone hanno messo le porte in spiaggia e adesso l'ho messa anch'io, fine. Però a questo punto la cosa da bagnino la voglio mettere qui. Lo so che... no. Allora, ho cercato, giuro che l'ho cercato ma non l'ho trovato, un modo per mettere una rete, ok? Ma non ho trovato reti da pallavolo. Quindi non sapevo proprio cosa fare e ho dovuto mettere queste cose qua. Magari un po' in mezzo, dovrei sistemare un altro po' queste cose, però sì. Non voglio spingerla proprio sull'acqua, però. Magari la sposto un po' più qua. No, ci sta bene così, ok? Mi va bene così. Al massimo la gente starà attenta qua. Ecco qua, questa è la mia soluzione. A meno che io non possa mettere... Non credo però questo un po' più qua. Ah, posso, perfetto, allora è perfetto. Se spingo questa qua. Dovrebbe andare bene. Va decentemente bene. Ok, mi piace, mi piace.
Perfetto, quindi abbiamo già sistemato quella zona, vero? Perché ho un'altra palla da spiaggia? L'ho raccolta per caso? Ah, sì, l'ho raccolta. Ok, palla da spiaggia. No. Ora, sì. Perfetto. Anche se la palla da spiaggia è un melone, ma non importa. Distributore di bevande, replica di spigola. E il premio per chi vince la partita di calcio è la spigola. Eccola là, infatti. No, 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 ovviamente la toglierò, però... Sedia a sdraio, ok. Non abbiamo altre sedie a sdraio. Ok? Seriamente non abbiamo altre sedie a sdraio. Quindi le metto qua. Cioè di altri colori, intendo. E non abbiamo neanche asciugamani da mettere per terra. Scriccio, scriccio! Ok, grazie. No, al contrario. No, no. Non mettetevi davanti a me. Oh, state parlando? Stanno parlando? Ehi, Teo, come fai a essere sempre così in forma? Grazie, amico. Sto bene, eh? Sai, la cura del fisico per me è la priorità assoluta. Anche quel sorriso ha qualcosa di speciale. Dimmi, qual è il tuo segreto? Caffeina, vero? È molto semplice. Faccio un esercizio specifico per rinforzare i muscoli delle guance. Quanto è carino, Teo. Mi infilo due pesi da 5 kg nelle guance e poi cerco di chiudere la... Oh mio Dio, Teo! È davvero faticosissimo, ma i risultati sono garantiti. Wow, è incredibile. Non sapevo neanche che esistessero i pesi per le guance, gnic gnic. Sai, ho il vago sospetto che la cosa non sia molto buona, ma non importa. Ok, altra sedia a sdraio. Quando prenderemo sedia a sdraio di colore diverso, magari riuscirò a metterle di colore diverso, ma... Sì, ok, quindi per ora facciamo così. Ok, abbiamo un'altra sedia a sdraio che sta nella parte nord dell'isola, ma non ora, ok, non ora. Allora, vediamo qua. Le cabine... Ok, allora, ditemi secondo voi se questa cosa è buona o no. Perché le cabine di prova non sono cabine da spiaggia. Ok? Però ci stanno decentemente bene? Non lo so. Per il momento aspetto un vostro responso, ma si vedrà anche quello. Ok, quindi mangiamo robe e sistemiamo la zona. E per sistemare, intendo, strappiamo via tutti quanti gli alberi. Ah, giusto. Cosa un po' negativa, il ceppo che sta qua, insomma, alla fine verrà tolto. Taglierò, penso, uno di questi due alberi perché... Oh, dimmi? Oh, tempismo perfetto. Ecco a te questo giradischi portatile. È un regalito. Grazie mille, Raimondo, ma perché? Cioè, va bene, ma... Un uccellino mi ha detto che vai matto per cosa del genere. È così, Tonks? Un uccellino? Dodo bardo? Non lo so. Però sì, questa zona verrà... rimodernizzata. Adesso aggiungerei, quindi, cominciamo a scavare. Quindi facciamo così. Inoltre è una cosa molto buona che io abbia trovato, o meglio, che io mi sia ricordato della ricetta della panchina, perché adesso metteremo le panchine. Allora, mi dispiace, devi andare via. No, ok, idem per questa viola che sposterò, penso, dall'altro lato del ponte, ma non adesso. Allora, vediamo un po', quante cose al mondo puoi fare, costruire e inventare? Ma trova un minuto per me. Modification. Allora, vediamo un po' come posso sistemare la zona. Perché, vi spiego, il problema di questa zona è che la volevo fare di mattoni. Com'è di mattoni? Sembra essere decente, fatemi controllare giusto un po' perché... Sembra essere buona. Se io volessi invece farla di legno, cosa che vorrei evitare però, perché il legno lo volevo usare in un'altra zona dell'isola. Il legno sembra mattone, vero? Sono entrambi belli. Per il momento credo di mettere la zona di mattoni, ok? Perché va bene che è carina, però il problema è un altro adesso. Lo faccio delimitato così? Oppure lo faccio un po' più stretto? Togliendo questa zona qua. Beh, facciamo una cosa. Per il momento, dato che non voglio farvi perdere altro tempo, faccio tutta quanta la zona, quindi ok, allora, vi ripeto, ditemi la vostra, perché questa zona così non mi piace molto. Ha senso, o forse avrebbe più senso, e intanto sono le due, bene, se la zona fosse più stretta, così, una striscia di terra. Perché, non lo so, non mi piace molto la separazione di queste due cose. E a meno che io non voglia spostare il percorso, devo per forza fare così, insomma.
Allora, vediamo un po', dove è distributore di bevande? Vi ho detto che avrei voluto mettere una cosa del genere sull'isola e quindi la sto mettendo. E abbiamo anche, da qualche parte, dov'è? Il distributore automatico, eccoli qua, perfetto. Volevo metterli sull'isola da un bel po' di tempo, non sapevo però come e dove metterli, quindi adesso lo so, sono qui. Bene, e questa sarà una piazzola relax, ok? Ed è una cosa diversa, mi raccomando, dalla piazzola zen. Sono due cose diverse, ripeto. Allora, sì, questa è una zona extra che volevo mettere tanto perché mi andava. Problema, come vi ho già detto, non sapevo e non so ancora cosa metterci di preciso con disputarvi in viso, quindi... boh. Inoltre qua volevo mettere anche un lampione, ma il lampione singolo qui non ci sta per niente bene. O forse no, dipende da quello che ci metto, perché dovrei in realtà specchiare le cose, quindi mettere un altro lampione qui, ma questo vuol dire che questo va spostato. Anche quella è una decisione che dovrò prendere in futuro, però sì, questa è una zona relax che voglio creare non per le 5 stelle, wink wink, wink wink. Vabbè, scemo scemo gomma gomma, intanto resta qua, perché questa zona è un casino, seriamente devo assolutamente pulirla. Ho provato a mettere roba per terra solamente per vedere se succedeva qualcosa, ma... non è successo niente. Quindi, che fare adesso? Beh, andiamo a prendere qualche oggetto, no? E per qualche oggetto intendo a sistemare oggetti. Mi dispiace di non aver fatto proprio una zona da spiaggia. Il problema è questo: non abbiamo niente da spiaggia, ok? Abbiamo la sabbietta. Wow, ok, abbiamo un recinto di sabbia. Che cool. Però, seriamente, ci fosse un ombrello grande. Non ci sono ombrelli grandi. Ho cercato... su Nukazon, dopo vi spiego anche cos'è Nukazon, Beach Umbrella, non c'è. Ho cercato ombrellone in inglese, più traduzioni, sinonimi, non ci sono. Seriamente, non so cosa fare per trovare un ombrellone. Probabilmente verrà inserito qualcosa del genere nell'update estivo. Avrebbe senso, lo spero davvero tanto. Però, sì, non c'è niente, quindi non ci posso fare assolutamente nulla. Allora, dovevo prendere materiali, sì, quindi materiali, vediamo un po'. Prevalentemente questi, sì, vi ho già detto che ho fatto incetta di materiali di legno soprattutto, quindi ve l'ho detto. E giusto, mi stanno finendo i kit di personalizzazione. Questa è una cosa che mi interessa particolarmente perché, come vi ho già detto in passato, adoro personalizzare alcune cose. E le panchine in questo caso verranno iper personalizzate. Solo che non abbiamo abbastanza kit, quindi vado subito a comprarne un paio, dai. Come? Ok, allora. Abbiamo scoperto una cosa molto importante. La pioggia funziona come l'annaffiatoio d'oro. Vi spiego. Come vi ho detto in passato, e ve l'ho detto in passato, le rose nere, ok, possono generare rose d'oro, ok? Solo se innaffiate da annaffiatoi d'oro. A meno che qualcuno in casa mia non stia accendendo la mia Switch per... innaffiare a mia insaputa le mie rose nere con il mio annaffiatoio d'oro che sta nello sgabuzzino da non so quanto. E non credo che i miei stiano aiutando, capito? Vuol dire che annaffiare le rose, o meglio, lasciare che la pioggia annaffi le rose, è la stessa cosa di annaffiarle con un annaffiatoio d'oro. È una cosa stranissima, perché ero sicuro al 100%, perché, giuro, non ho usato nessun innaffiatoio io, ok? Quindi... è strana come cosa, è molto strana, ma funziona, quindi. Vediamo un po', dove sono i kit di personalizzazione? Eccoli qua, perfetto. Kit di personalizzazione, ne voglio 5. Anche se in effetti ne voglio molti di più. Questi cosi sono incredibilmente buoni, quindi grazie. Un altro, così siamo a 15. Quindi siamo a 21. Sto spendendo forse un bel po' di stelline, ma dovrebbe... bastare come cosa? Sì, perfetto. E per un altro progetto voglio anche prendere questo. Una lampada. Costa 1100 stelline. Ne prendo, credo, due. Perché se voglio fare una cosa semisimmetrica devo per forza prenderne due. Ok? È un peccato perché da come ho scelto alcune cose dell'isola, che vedremo anche domani, devo per forza tagliare un bel po' di alberi, che farò off camera ovviamente perché non voglio annoiarvi con me che taglio alberi, eccetera, eccetera. Però, sì. Sì. Ok, vado a prendere giusto qualche materiale extra. E per materiale intendo oggetti già craftati nel mio sgabuzzino. Perché si fa prima. Scriccio, mi vedi? Ok, non mi vuoi parlare? Perfetto, ciao.
Occhili d'occhili, siamo prontocchili. Ok, giuro che non farò mai più quello che ho appena fatto. Mi avete detto, ehi Tonks, tu possiedi, dov'è? Una parete d'arrampicata, perché non metterla nel giardino? Avete ragione, cioè non è una cattiva idea, o meglio, lo è assolutamente una cattiva idea, perché è un parchetto per bambini e non vorrei che la gente cadesse, ma potrebbe essere un'idea caruccia. E mi avete anche detto, Tonks, metti il... com'è che si chiama? Il secchio della spazzatura qua, quindi lo metto qua, perché in effetti è carina come idea, così possiamo buttare qui la roba. Non mi piace molto così vicino a... la panchina, ma... vedremo. Ok, per adesso lo metto qua, tanto per... Allora, cominciamo a personalizzare e a creare oggetti, ovviamente. Quindi, prima lavoriamo. Devo creare una panchina. Eccola qua, perfetto. Me ne servono minimo due, credo. Quindi, voilà. Che bello il riso appiccicato sopra la faccia, vero? Allora, è personalizzabile? Sì, perfetto, perché ricordavo lo fosse, ma non ricordavo in che ambito. Ok. Ne voglio un'altra perché ne ho rimossa una da davanti al museo. Ci manca legno normale? Un attimo solo. Ok, perfetto. Dicevo, ci manca legno normale. È l'unico tipo di legno che ci manca più degli altri. Mi sa che dovrò, come ho già detto, farmare un po' di legna off camera. Non è un problema, anzi, volevo farlo. Il problema principale sale quando abbiamo adesso pochissime miglia di Nook. Visto? Ne abbiamo davvero poche. E è finita la promozione del 1° maggio, quindi non avremo più... miglia extra per cose naturali. Vabbè, scialla. Esaminare dei fossili lo posso fare. Personalizzare oggetti lo faccio subito, ciccio, perché adesso modifichiamo le panchine che abbiamo appena costruito. Personalizza. Allora, panchina. Eccole qua, panchine. Vediamo, ce ne dovrebbe essere una. Esatto, così. Ma basta? Bianca è orrenda. Questa diventa verde. Ma il tipo di legno è così... Che dite? Perché il tipo di legno mi piace davvero davvero un sacco. Quindi per adesso faccio questo. Mi piace. Ok. Panchina personalizzata. Anche se ammetto che mi piacerebbe davvero davvero un sacco. Ok, è questa. Perfetto. Ricevere una... panchina... No, aspetta. Ok, dicevo. La foglia è verde. Bene, la vorrei rossa. Seriamente. Le cose modificate le vorrei rosse. Perché era così anche in passato, ma... Ahimè, banco da lavoro di legno ferro si può personalizzare, davvero? Caruccio, quercia al posto di betulla. Beh, ni. Cioè, l'unico motivo per cui sto modificando questo coso è perché... Perché sì, ma il banco da lavoro non verrà messo da nessuna parte, scialla. Vediamo un po'. Io avevo anche preso il tavolo naturale da giardino, che voglio di quercia. Perfetto. Quindi grazie mille. Voilà! Dimmi che non mi servono altri kit per modificare la fontanella pubblica. Se mi mancano kit. Ne abbiamo solamente due. Beh, in effetti va bene anche d'avorio, quindi non è un problema. Ok, allora, in sintesi, come vi ho già detto, la zona a destra del museo... della piazza sarà una zona relax. Off camera modificherò il terreno di tutti quanti i pezzi dell'isola che voglio che siano modificati, quindi non preoccupatevi. Domani che... Forse è l'episodio finale, chi lo sa. Avremo già aggiustato tutto quanto, ma... Sì. Allora, panchina da giardino. Baby. Un po' più giù. No. Un po' più su. Bene. E questo vuol dire che questo va un po' più su. Ok. Altra panchina da giardino. Un po' troppo in là. Vai più qua. Non si può spingere un altro po', vero? No, ok, perfetto. Bene. E qui va una fontanella pubblica, perché... Magari, non lo so, non vendono acqua nel... qua, insomma. Beh, la fontanella la vorrei... perché volevo mettere un tavolo da qualche parte, probabilmente qua. Anzi, lo faccio adesso, dai. Tavolino naturale da giardino. Si confonde un po' con il tutto, vero? Ci sta... Vabbè, mettiamo... Dovrei averlo preso, se non sbaglio, sì. Il puzzle incompleto. Magari qualcuno vuole giocare a... puzzle, chi lo sa. Nah, non mi piace così tanto. Per adesso lo tolgo, poi vedremo cosa metterci qua. Però sì, in sintesi, questa è una zona relax, chiamiamola così. Benissimo, quindi... Mi sa che abbiamo già quasi finito l'episodio. Non avrei altro da fare per ora. Dov'è la panchina extra da mettere qua?
bene. Sì, ma deve essere nel punto. Oh mio Dio, un attimo solo, Quanto odio questa cosa. No, girati nel verso giusto. Questa panchina era qui da tempo immemore e io l'ho spostata, quindi... Ok, abbiamo ristabilito il karma nella nostra isola. Bene. Perfetto, quindi nella prossima parte di Animal Crossing New Horizons avrò pulito questa zona, non preoccupatevi. Avrò forse trovato qualche oggetto nuovo da fare per la spiaggia e simili. E la zona a nord, quella al di sopra di Artiglio. Aggiungerò una cosa lì. Ho visto su internet, ok sì lo ammetto, ho cercato un po' su internet anche alcune idee. E ho visto che questa zona potrebbe essere perfetta per... Vedrete. Ok? Sappiate che non sarà tutta recintata, però recinterò buona parte di questo pezzo di isola, ok? Più che altro per questa cosa qua, ok? Per questo coso in diagonale, perché... Allora, io spero, anche se è una speranza vana, credo, in un update dove metteranno che... Ah, possibile... È possibile mettere recinti in diagonale. È una cosa che, ripeto, molto probabilmente non avverrà. Ma nel caso non è un problema perché, ehi, è possibile magari metterci dei cespugli, sì, dei cespugli tanto per... Ok, direi che abbiamo fatto, vero? Ripeto però, questa zona mi piace poco. Dovrei spostare un po'... Ok, avessi spostato... perché dovrei fare un sacco di cambi però. Il ponte magari... perché qui potrei spostare tutto quanto, spostare casa di Norma un po' più a destra. Vedremo, ok? Perché dovessi farlo ci metterei un bel po'. Ok, ora, come ultimissima cosa della giornata, controlliamo un attimo Florindo, che ci dice sicuramente... Ehi, Azalea! Sì, è in stagione, perfetto. Che altri fiori vendi, mio caro Ciccio? Con piacere, lascia che ti mostri tutti i semini e i germogli che ho in vendita. Ok, Cosmè e crisantemi, che abbiamo già, perfetto. Quindi l'ultima cosa da controllare, se Fuffi ha qualcosa da dirci e basta. Ah, è vero, ho finalmente creato il ponte per Terabithia. No, bel film però, un ottimo film. Ho creato il... Perché buttate queste cose? Vabbè, le vedremo adesso. No, è inutile controllare Fuffi, è seriamente inutile. Non abbiamo abbastanza stelle, cioè, già lo so. Quindi adesso voglio mostrarvi il ponte, voglio controllare due cose e poi basta. No? Non ci sono cose nuove qua, vero? No, non ci sono mai cose nuove qua, quindi è inutile controllarle ogni giorno. Va bene, però nel catalogo Nook dovrei avere... oh, libro! Ok, avevo bisogno di questo, perché ci serve come proprio materiale. Ne prendo tre, dovrebbero bastarci, spero. Non c'è altro da... No, prendo tutti quanti i cosi che posso prendere, vai. Sono 5 se non sbaglio e li ho già ordinati, esatto. Quindi adesso non posso più prendere niente, però almeno abbiamo 5 libri e ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo davvero tanto bisogno. Ok, controlliamo molto rapidamente i nostri pavimenti nuovi e poi basta. Come vi ho già detto però si vede anche da qua sotto, quindi in effetti posso anche non andarci a piedi. Dov'è? Qua sopra? Sì. Si vede un po' troppo lontano. Un attimo solo che ci vado da vicino. Ora, ho dovuto modificare un po' un'altra volta il terreno, perché altrimenti non mi faceva mettere il ponte. Però sì, alla fine ho messo questo ponte. Sono molto felice di questa cosa. E voglio anche creare un giardino personalizzato. Ok? Quindi, già so dove metterlo, non preoccupatevi. Però, sì, questa zona non so cosa verrà adibita, ma non alle rose nere. Le rose nere verranno spostate insieme alle rose dorate. Però, sì, ci sarà un giardinetto dedicato alle rose e a quant'altro. Ora, come ho già detto, ultimissima cosa. E poi basta. Quindi, mi sa che mi faccio anche una fotografia per il giardinetto per l'episodio, sapete com'è, però... Allora, andiamo qua, ok? Perché alla fine questa è la zona che volevo modificare di più. Di muro, in effetti, ho già visto un muro perfetto. Questa sembra una cucina, ma voglio che non sia solo una cucina, ma non importa. Vediamo. Pavimento grazioso rosso. Assolutamente no. Pavimento di legno. Ci sta benissimo. Perfetto. Muro albergo di... È bello, ma c'è un qualcosa di meglio, ok? Che... Forse mi daranno da qualche parte.
Ok, mi sa che abbiamo finito, quindi, come vi ho già detto, nella prossima parte di Animal Crossing New Horizons faremo robe, e per robe intendo sistemeremo molte cose sull'isola, molte cose sull'isola. Devo anche prendere un sacco di legno naturale, quindi non preoccupatevi, avrò una sessantina, se non novantina, di legno naturale, di legno normale, ok? Insieme ad altre cose. E ripeto, ditemi che ne pensate di questo pezzo qua, anche se probabilmente questo video esce quando? Mercoledì, ok? A quel punto conviene che io senta le vostre risposte in live giovedì, ma non importa, ok? Sistemeremo questa cosa perché è bella, è un buon inizio, ma così no, seriamente così no. Quindi adesso vediamo un po' se riesco a fare una cosa caruccia. Abbiamo, se non sbaglio, un... Ti giri bene? Ok, ok. Abbiamo, se non sbaglio, ripeto... ok. Una cosa chiamata... Dov'è? Dov'è? Eccola qua. Eeeh! Perfetto. See you next time, baby. Nya, 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 Waluigi.